Ciao a tutti amici di YouTube, benvenuti in questo nuovo Disegniamo Insieme. Anche oggi abbiamo un sacco di cose da fare, eh? Dobbiamo vedere i vostri disegni, dobbiamo ascoltare qualche vostra voce e insomma c'è anche un piccolo cambiamento nel contest settimanale, poi ve ne parlerò alla fine. Comunque sia, direi di iniziare subito con il bellissimo disegno di Ilaria Zec, che ha creato il suo disegno settimanale, perché se andiamo leggermente in alto noi vediamo che Marionetta Matta, questo sconosciuto, ha cominciato il suo corso di disegno manga volume 3. Infatti ecco, qui c'è la sua prima lezione e alla fine della prima lezione avevo chiesto di fare un esercizio settimanale che non corrisponde all'esercizio di fine capitolo, però serve a voi per tenervi aggiornati insomma con le esercitazioni, anche perché ogni volta parleremo di un argomento diverso e quindi capirete da voi che insomma riportare poi tutte quelle informazioni in un unico esercizio alla fine del capitolo potrebbe risultare problematico. Invece in questo modo voi riuscirete a fissare le cose di volta in volta. Quindi dicevamo, Ilaria Zec ha disegnato questo disegno e lei ci dice: ciao, mio marito Thomas Bossi mi ha fatto notare che avrei dovuto disegnare la chioma di un albero di ciliegio. La mia vena creativa invece mi ha spinta ad usare i toni del verde. Abbiate pietà perché è il mio primo disegno in assoluto creato digitalmente. Complimenti a tutti voi, siete bravissimi, hai fatto benissimo Ilaria. Anzitutto ti dico che per essere un primo disegno in digitale ti è venuto davvero bene. Mi piace il fatto che hai utilizzato questi punti, no? Disegnando proprio puntino per andare poi a creare il fogliame, ecco. E hai fatto benissimo a disegnare un albero verde perché, come giustamente hai detto anche tu, la tua creatività ti ha spinto a quello. Non voglio assolutamente che facciate le cose esatte che vi dico io, perché in questo corso, insomma, io auspico che voi possiate tirar fuori non solo la vostra bravura ma anche la vostra creatività. Quindi ti metto un bel like e complimenti ancora. Più in basso abbiamo il disegno di FDM Creep. Non ti conosco, quindi ti do il mio benvenuto per essere entrato / entrata nella community di Google Plus Disegniamo Insieme a Marionetta Matta. Ti metto un bel like di incoraggiamento. Lui / lei ci dice: ecco un disegno che ho finito ieri, cosa vi sembra? Ho cercato di copiarlo da un libro, Il codice degli angeli di Cassandra Clare. Non ho letto questo libro, però devo dire che questo disegno è di impatto. E secondo me sei riuscito a dare profondità attraverso l'utilizzo esclusivo della matita. Quindi davvero complimenti, hai anche arricchito molto diciamo l'illustrazione con tanti oggettini. Vedo su quel tavolettino tante boccette, chissà che cosa sta succedendo. Cioè, no, lo vediamo che cosa sta succedendo. Ecco, quello che sta accadendo non mi piace per niente, però comunque sia nel complesso l'illustrazione è davvero molto molto carina. Ed è giunto il momento di ascoltare le vostre voci. Mi raccomando, continuate a inviarmi i vostri audio. Una cosa molto semplice è da registrare anche semplicemente con lo smartphone. Ci dite il vostro nome, da quanto tempo avete la passione per il disegno, se avete altre passioni, insomma cose molto semplici. Un piccolo audio di 30 secondi da inviarmi nella mia mail marionettamatta@outlook.it. Ecco, l'ho detto. E oggi vogliamo ascoltare la voce di Marti Zaccaria. Questo è quello che ci ha raccontato di lei. Ciao Marti di Marionetta Matta, mi chiamo Martina Zaccaria. Il mio nickname su Google Plus è Marti Zaccaria. Vivo in un paesino piccolino, rigoglioso di alberi. Mi piace disegnare da quando sono piccola, anche se inizialmente preferivo colorare, fino a che non andai a un ristorante e trovai un disegno bellissimo su una tovaglietta di carta. Quando andai a casa provai a ricopiare il disegno che avevo trovato, così scoprii una grande passione. La passione era quella di disegnare, quella di creare mondi inesplorati e meravigliosi. Così piano piano, quando ho visto che la mia passione era veramente grande, cercai degli youtuber che potessero aiutare a migliorare la mia tecnica, come Fra Frog, Richard HTT, Marionetta Matta e Gumiten e molti altri. Grazie a tutti per avermi ascoltata. Pandragoriccio Corno Production, Noridal, perché l'altra volta ci ha tenuto a farmi vedere dove sta l'accento, ci dice: disegno finito ieri sera, le ondine sono sex. Erano secoli che non riprendevo in mano le matite colorate, mi mancava, è ufficiale, mi sono innamorata del personaggio.
Costei è Rabbit, davvero molto carino questo disegno. E sì, hai fatto bene a riprendere in mano le matite colorate, perché devo dire che ti riesce molto bene colorare con queste. Mi piace tantissimo questa zona qui, questa zona insomma della maschera dorata, davvero ha delle sfumature eccezionali, complimenti. Riccardo D'Uso ci dice che Hanasaka Yui le ha ricordato che deve sorridere più spesso. Speriamo, dice lui. Ma come speriamo? Certo, devi sorridere più spesso. E hai ricevuto 28 like, quindi 28 simboli di incoraggiamento. Anzi, 29, perché mi aggiungo anche io, quindi hai 29 motivi adesso per poter sorridere di più. Mi raccomando, Riccardo. E abbiamo l'esercizio dell'albero anche da parte di Marialba Sorci, che ci dice: ecco qui l'esercizio settimanale, finalmente finito. Dopo infiniti tentativi, ecco il mio preferito. Vedete, comincia a formarsi piano piano quello che volevo io, ovvero la possibilità di vedere lo stesso disegno, la stessa reference, e di tirar fuori da quella cose diverse. Questa è una cosa meravigliosa, io aspiravo insomma a questo. Infatti forse alcuni non hanno capito quello che intendo io con esercizio settimanale, proprio questo. Io vi do un'immagine di riferimento dalla quale voi potrete partire per poter creare, attraverso la vostra fantasia, la vostra creatività, quello che desiderate, quello che sentite più vostro. Ecco, Maria Alba ha creato questo albero che è completamente diverso di quello che abbiamo visto prima. Complimenti, Maria Alba. E abbiamo un altro nuovo arrivato, The Wooden One Birch, che ci saluta. Buonasera a tutti i mangakas. Sono nuovo, ci dice, sono sulla community, quindi benvenuto. E ho disperato aiuto. Mi affido a voi per qualche aiuto. E che cosa ti devo dire? Come posso aiutarti? Andiamo ad analizzare il tuo disegno. Devo dire che non è fatto male questo disegno. Metto un bel like, vediamo che cosa hanno detto i tuoi colleghi. Ti ha risposto una persona, che è Mon01, dice: molto bello il disegno, l'unico consiglio che mi sento di darti è di rivedere la mano sinistra del personaggio, mi sembra piuttosto sproporzionata, per il resto a mio parere è tutto ok, complimenti. Ah, dimenticavo, ti do il benvenuto in questa bellissima community. Beh, ti do il benvenuto anche io, lo faccio a video. Sicuramente Mon01 ha ragione, perché la mano sinistra è un pochino piatta, se vai a vedere non ha molto volume rispetto appunto a come dovrebbe essere. Per il resto questo disegno mi sembra molto figo. Forse hai fatto la testa un pochino grande rispetto a tutto il resto, perché mi sembra che per il resto ci siamo grosso modo con le proporzioni, quindi non ti scoraggiare, vai avanti. Se ti eserciterai giorno dopo giorno sicuramente otterrai dei grandi risultati. Qui si cresce insieme, anche io cresco insieme a voi, grazie a voi e ai vostri disegni. Quindi permettimi di scrivere qualche cosina. Benvenuto dal matto, disegno davvero interessante, complimenti, hai del potenziale. Ecco qui. E subito in basso abbiamo un delizioso disegno di Mitsu-chan, che ci dice: finalmente ho trovato del tempo per disegnare, ma guarda che questo disegno ti sta venendo proprio una favola. Continualo e poi postalo come disegno, proprio come illustrazione vera e propria, perché questa è una foto scattata da un monitor, si vede un po' così, però sta venendo molto bene, complimenti. E anche Kiribina Animation ha postato il suo disegno di un bel principe e ha fatto anche uno speed draw, quindi se volete potete andare cliccando su questo link direttamente a vedere il suo video velocizzato. Vi consiglio di farlo, intanto ti metto un bel like, Kiribina. Ed è giunto il momento di farvi ascoltare la voce di Lion Uchika, questo è quello che ci dice di lui. Salve a tutti ragazzi, sono Lion Uchika del canale di Marionetta Matta. Ringrazio Marionetta Matta per avermi dato l'opportunità di parlare con voi. Vi racconto quel che è un po' la mia storia. Disegno da quando ho 4 anni e non ho mai smesso. Disegno manga da 2 anni, da quando conobbi il corso di disegno manga volume 1 del sensei. Ringrazio lui, perché se non fosse stato per lui non avrei mai avuto l'input di imparare a disegnare manga. Con i suoi metodi molto semplici riesce a far capire meglio degli altri corsi come funziona e cosa si deve fare per saper disegnare manga. Ringrazio anche gli amici che ho conosciuto nella community, che mi hanno aiutato ad accrescere. Vi ringrazio ragazzi, ringrazio anche i moderatori, persone molto cordiali che
che sono sempre disponibili e si mettono sempre in prima fila per chiunque. E ragazzi, che dirvi, non mollate mai, perché tutti possono imparare a disegnare. Non è escluso nessuno, tutti possono imparare a disegnare. L'importante è la costanza e l'impegno. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi mando un clamoroso abbraccio. Vi voglio bene, ragazzi. Anche Alex Mangaka 98 ha postato un disegno di una bella fatina, tema fantasy, ci dice, spero vi piaccia. Davvero molto carino questo disegno, guardate un po'. Mi piacciono un sacco tutti gli arabeschi che hai utilizzato e che vanno praticamente a ricoprire tutte le caviglie della ragazza, le sue ali, davvero molto molto interessante. E anche l'utilizzo delle matite colorate, hai fatto veramente un ottimo lavoro. Se ti comprassi la tavoletta grafica, guarda, Alex... Ti invito fortemente a fartela regalare al prossimo compleanno, a Natale, a qualche festività, perché secondo me tu hai del grande potenziale e con la tavoletta grafica il potenziale trova il vero libero sfogo. Complimenti! E Martina Roveda ci fa sapere che ha fatto una collaborazione con Anna Sassi. Con abnorme ritardo vi presento la coop tra me e Anna. Devo dire che non ho capito molto bene questa coop, anche perché purtroppo l'immagine è talmente allungata che così diventa difficile da vedere. Non mi sembra che ci sia il tasto per poter ingrandire l'immagine, se non sbaglio, vedete? Comunque dimmi in un commento qui sotto in cosa consisteva questa cooperazione. E comunque complimenti davvero a tutte e due. E poi abbiamo un bel disegno di AX che ci dice Agane nella parte del provola e il mio Iena Boy nella parte del bisex non dichiarato e altamente tentato. Davvero molto bella questa illustrazione, c'è tanto movimento qui, si vede alla grande, questi tentacoloni mi ricordano un po' Tokyo Ghoul, non so per quale motivo, ma comunque il mio timore è che poi quello se lo mangia lei. Vabbè, comunque complimenti, davvero molto bello questo disegno. E poi abbiamo un disegnino molto semplice ma molto bello di Francesca, che ci dice disegno veloce e acquerelloso, uffa, voglio questi capelli. Il disegno è davvero molto bello ed è colorato benissimo, mi piace proprio tanto, devo dire che non lo so, veramente hai dato l'idea quando hai detto acquerelloso, non solo per la colorazione ma proprio perché dà quest'idea un po' soffice, delicata, davvero complimenti. E poi abbiamo un bel disegno di Asura 1986 che ci dice ciao a tutti, questo è uno dei personaggi maschili per il manga che vorrei realizzare. Il disegno è fatto un po' di fretta e mancano luci e ombre, ma diciamo che questa è una bozza giusto per provare l'abbinamento dei colori, spero vi piaccia. Consigli, critiche. A me piace davvero tanto, è molto simpatico questo personaggio, per certi versi mi ricorda indubbiamente Ranma. Il tuo manga parlerà di arti marziali, di combattimenti, perché vedo che il tizio in questione ha un kimono, dovrebbe essere un kimono quello, non è vero? Comunque il disegno è molto carino e mi piace davvero tanto, insomma, come l'hai fatto che sta sbadigliando così, cioè davvero simpatico. Bene, prima di concludere direi di guardarci quali sono i più cliccati della scorsa settimana e con l'occasione voglio ringraziare Kyron ci lascerà, infatti per motivi personali ha tanti impegni e purtroppo non riesce più a portare avanti questo contest insieme a Singworld Zone, quindi verrà sostituito da Kiria, che si è offerta volontaria insieme a tanti altri di voi, però alla fine diciamo abbiamo scelto lei. Quindi davvero Kyron, grazie di cuore per averci aiutato in tutti questi mesi e benvenuta alla nuova arrivata, e con l'occasione ve la faccio anche ascoltare perché mi sono fatto dare un piccolo audio per poterla sentire. Salve a tutti, sono Kiria, ho 19 anni, ho scoperto il canale di Marionetta Matta l'anno scorso in primavera e faccio parte di questa stupenda community da allora. Disegno da quando ero piccolo e ho iniziato a disegnare in stile manga da un anno e mezzo fa circa. Tra le altre passioni che coltivo attivamente ci sono anche la musica, la scrittura e il nuoto. Spero di fare un buon lavoro con la classifica settimanale. Un saluto a tutti e ci vediamo nei commenti. Kiria, sicuramente farai un ottimo lavoro. Fai gruppo insieme a Single Zone, che è un veterano ormai della community. E grazie ad entrambi, ma anche ai moderatori, quindi a tutto lo staff di Disegniamo Insieme, perché senza di voi veramente sarei un uomo morto. Allora, omaggiamo Kyron con quest'ultimo contest. Allora, al terzo posto abbiamo in excel
seguo Alessia Cameli e Freisca con 83 like. Andiamo a vedere i loro bellissimi disegni. Ecco il disegno di Freisca, questa bozza davvero molto bella, molto particolare. Sono felice che una bozza sia arrivata all'interno dei più cliccati, perché a volte bastano veramente pochi movimenti della penna per tirar fuori qualche cosa di emozionante. Alla fine un disegno deve emozionare, e quando ci riesce, beh, ha raggiunto il suo obiettivo. Complimenti Freisca. Mentre questo è il disegno di Alessia Cameli, beh, anche questo è eccezionale. Mi piace tantissimo come hai colorato questo disegno e come hai utilizzato, insomma, l'effetto dell'acqua, le goccioline, non solo la pioggia che cade, ma proprio tutte le goccioline che si trovano addosso ai personaggi. Davvero molto bello, e anche questo è molto emozionante. Mi piace sempre tanto quando giocate appunto sulle emozioni con i vostri disegni. In seconda posizione abbiamo Stefanie Guerreiro con 85 like. Andiamo a vedere il suo disegno. Eccolo qui, Stefanie ha creato praticamente un personaggio che si sta autolesionando. Che sta facendo questo personaggio, Stefanie? Non riesco a capire bene. Comunque sia, è davvero di impatto, molto bello. Fa parte di qualche contest, non lo so, mi sono perso qualcosa. Ultimamente mi perdo tutto perché, sapete, avviare il corso di disegno è una cosa piuttosto complicata. In questo momento sto avviando sia il corso sia il progetto Iki, quindi veramente ho pochissimo tempo a disposizione. E poi sto concludendo Dark Souls 3, e quindi sapete, chi gioca Dark Souls sa benissimo quanto sono rimasto bloccato all'armatura dell'ammazza draghi, ma prima o poi riuscirò a ammazzarlo quel maledetto. Comunque Stefanie, davvero molto bello, di impatto questo disegno, complimenti. E in primissima posizione abbiamo con 89 like il disegno di Hilary. Andiamo a vedere il tuo disegno, molto carino, molto bello questo disegno. Tra l'altro hai fatto molto bene a inserire, insomma, i tuoi riferimenti di Facebook, di Instagram. Dovevi mettere, secondo me, anche proprio il nome stesso di questa che utilizzi in questa community. Imparate a fare questa cosa, ragazzi, perché è sempre bello accompagnare il disegno anche con il vostro nome, a firmarlo, eh. Cominciate a prendere questa bella abitudine. Secondo me una firmettina piccola anche in basso, però comunque sia, serve sempre. E comunque complimenti, questo disegno è davvero incantevole, mi ricorda molto lo stile del manga Wolf Children che mi sono comprato, e mi è piaciuto tantissimo questo stile molto molto delicato, non so perché mi rimanda a quello stile lì. Complimenti. E anche questo disegniamo insieme è terminato. Io più guardo i vostri disegni e più avrei voglia di rimanere a guardarli, perché sono tutti veramente eccezionali. Complimenti ragazzi, sono veramente contento che abbiate capito fin da subito che cosa intendo quando dico di fare un esercizio settimanale, e che lo abbiate sposato, se così possiamo dire, appunto, ricreando tutti questi belli alberelli, insomma. Quindi veramente complimenti ancora, vi faccio sempre i miei auguri di buon disegno, e noi ci vediamo prossimamente. Mercoledì ci sarà una collaborazione con un altro youtuber, e poi venerdì con la lezione numero 2 del corso di disegno manga. Quindi tanta roba sul fuoco. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Un bacio a tutti i matti del mondo.